È stata una serata straordinaria, emozionante, coinvolgente, soprattutto inclusiva. Le sale CEV di Palazzo Gagliardi hanno ospitato un evento unico ed originale dai tanti significati, che ha coinvolto il pubblico numeroso che ha applaudito, cantato, vissuto un'esperienza inattesa e partecipata, a giudizio dei presenti, da ripetere. L'iniziativa è stata pensata ed organizzata dalla cooperativa sociale Fenice, che opera in città a favore di persone con ritardo psicomotorio, ed è stata la prova concreta di come, attraverso costanti azioni inclusive, si possono attuare e potenziare le capacità di questi ragazzi e poterli così inserire nel mondo di tutti, non escluso l'ambito lavorativo. Infatti, sono stati loro a servire una pericena ai presenti, il tutto mentre la musica dagli anni 60 ai giorni nostri accompagnava una narrazione degli aspetti storici più significativi su scala nazionale e cittadina riguardanti proprio quel periodo. Un racconto intervallato dalle canzoni dell'epoca, interpretata dalla voce di Rino Putrino, che, svestiti i panni istituzionali, è tornato al suo primo amore, la musica, il canto, quella sua voce potente che ha trasformato in canzoni il percorso storico del racconto che si dipanava decennio dopo decennio. Vini e vinini, questo è il nome dato all'evento, nel presentare un coinvolgente excursus tra passato e presente con la piacevolezza del buon cibo, ha dato prova tangibile di quanto e di come sia possibile valorizzare risorse spesso non considerate, abbattendo barriere ed aprendo nuovi percorsi di vita. Una serata all'insegna dell'inclusione, per dimostrare che questi ragazzi sono capaci di fare qualunque cosa. Sì, è vero, è iniziato come, diciamo, è stata un'idea che poi si è concretizzata così, senza, spontaneamente, abbiamo sperimentato, è andata benissimo, perché i nostri ragazzi sono capaci di fare questo ed altro, hanno tante risorse, tante potenzialità nascoste che noi non conosciamo, e questo è il modo per farle emergere. È stata una serata di doppia sorpresa, la sorpresa dei ragazzi che hanno realizzato e la sorpresa di tanto pubblico presente che è rimasto contento. Assolutamente, non aspettavamo una folla così consistente, un afflusso così forte di persone. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi, tant'è che abbiamo dovuto dire no a molte persone con molto dispiacere, però contiamo di ripetere l'esperienza, visto che per molti, tutti hanno detto comunque che è stata piacevole ed entusiasmante.